ufficiale del 2022. Non voglio perdermi via a fare un'intro troppo lunga, però concedetemi solo il tempo di rinnovarvi i miei più grandi auguri per un anno meraviglioso. Spero che abbiate potuto trascorrere queste vacanze nel modo migliore possibile, insomma, nonostante tutto. Io tutte le volte che ricomincio coi video, non so se lo notate, ma ho l'apparecchio che ricomincia a darmi fastidio, parlo normalmente nelle storie e ovunque. Quando mi siedo qui e devo registrare i video dopo un tot di tempo che non ne ho più registrati, ho anche un problema a parlare, quindi penso già che questo video sarà eterno, anche perché sono emozionatissima, l'avete visto su Instagram ed è una cosa che avete percepito tutti già solo dalle storie, quindi non voglio immaginare come sarò in questo video, ma è una cosa normalissima, cioè a me succede proprio anche dal vivo, quando magari per un po' di tempo non vedo una persona, anche se ci sono super affezionata, anche se abbiamo un bellissimo rapporto, anche se ci conosciamo da anni, quando la rivedo dopo un po' di tempo, non lo so, sono sempre un po' così, devo riprendere tra virgolette confidenza, ed è la stessa cosa che mi capita quando faccio una pausa e poi mi ritrovo a registrare il primo video, in questo caso appunto primo video dell'anno, quindi assolutamente come da tradizione e come mi avete richiesto in tantissimi, video dedicato ai veri regali di Natale. Ci eravamo salutati con il mio video dedicato agli autoregali, che poi se non l'aveste visto ve lo lascio direttamente nell'info box, e ora ci ritroviamo con i veri regali di Natale. E devo dire, vi ho aggiornati anche su Instagram, quindi anche su questo non mi soffermo più di tanto, però ho passato delle bellissime vacanze, sono riuscita veramente a rilassarmi, ho fatto anche un bel po' di decluttering, ancora delle modifiche qui a casa che poi appunto vi farò vedere appena possibile in un vlog, però davvero dopo queste due settimane mi sento rinata, sono contentissima di come sono andate e sono gasatissima di iniziare questo nuovo anno e di vedere insieme che cosa ci riserverà, perché se davvero a inizio 2021 avessi detto alla Chiara del passato tutti i cambiamenti, tutte le modifiche, anche solo per quanto riguarda le cose più pragmatiche, diciamo, quindi la casa o il lavoro, se le avessi detto una cosa del genere, probabilmente la Chiara del 2021, di inizio 2021, non ci avrebbe creduto, quindi poi torneremo a parlare con me oggi a fine anno e vedremo come sarà. Sono sempre molto molto curiosa e sempre molto ansiosa di vivere un nuovo anno. Ora, avevo promesso che avrei fatto una premessa brevissima e quindi qui chiudo, ma ci tenevo davvero tantissimo ancora ad augurarvi un buon anno. Speriamo davvero che questo 2022 sia la svolta un po' per tutti noi e soprattutto che la situazione migliori. Detto questo, passiamo ai veri regali di Natale. Io non so neanche da dove cominciare, ma sì, comincio da una delle cose che non ho ancora utilizzato, ma vi avviso già che la maggior parte delle cose, visto che è passato un po' di tempo dal momento in cui li ho ricevuti al momento in cui appunto sto registrando questo video, la maggior parte delle cose in questo caso le ho già utilizzate e qualcuna l'avete anche già vista, ve l'ho già spoilerata sia su Instagram che su TikTok o su uno dei due social. Poi se voleste seguirmi anche lì vi lascio sempre i link a entrambi i profili nell'info box. Quindi inizierei appunto da una cosa che non ho ancora utilizzato e si tratta di questa cover bellissima della marca Otterbox. Questa qui è l'Otter più Pop, cioè la solita cover, non so se vi ricordate quando avevo preso, cos'era, settembre forse, ottobre, adesso non mi ricordo più, però avevo preso l'iPhone nuovo, vi avevo detto che non ero riuscita a trovare ancora le cover con il pop socket integrato e quindi me l'ero autocostruita, però appunto io mi trovo molto molto bene con le cover. Sto facendo cadere tutto, aspettate, ma si vede che proprio non so più neanche cosa dico e cosa faccio più del solito oggi, perdonatemi, andrà così, sarà un video un po' strambo, poi dal prossimo video si torna alla normalità. Comunque appunto mi trovo benissimo con queste cover, le prendo da tempo, la prima volta le ho scovate all'Apple Store tipo 3 anni fa e da lì me ne sono innamorata perché sono molto resistenti e in più il fatto che ci sia il pop socket mi aiuta tantissimo, soprattutto quando devo registrare le storie o comunque quando devo parlarvi tenendo in mano il cellulare, perché sennò io sono imbranatissima e non riesco a cliccare, ho anche le dita un po' corte, oltre che tozze sono corte e quindi non riesco a cliccare bene sul tastino, insomma non lo so, mi trovo un sacco bene e queste cover sono le mie preferite. Adesso direi che possiamo spacchettarle insieme. Ok, ouvrir dall'altra parte, appunto, io stavo aprendo dalla parte sbagliata, ma oggi
Ve l'ho detto che andrà così e ci sono riuscita incredibilmente, però sto facendo degli altri danni, ma Chiara oggi male a tratti, malissimissimo. Tra l'altro la cover dice che è sia per l'iPhone 13 Pro Max che per il 12 Pro Max, quindi avrei potuto utilizzare anche l'altra cover che avevo già, sinceramente non lo so, perché quando ho dato via il telefono ho dato via anche le cover del telefono precedente, perché tutte le altre volte non è mai stato possibile utilizzarle sul nuovo iPhone. In questo caso probabilmente invece sarebbe stato possibile, ma non lo scopriremo mai. La cover intanto non collaborava, quindi ho un po' distrutto tutto. Comunque la trovo molto molto carina e oltretutto penso che questi bordini arancioni possano stare molto bene con il colore azzurro pastello dell'iPhone. Appunto, è tutta trasparente e poi ha il pop socket, così come i bordi, in arancione. Penso che in videocamera non stia rendendo, ma è un bellissimo arancione glitterato, quindi super top. Andiamo a fare la cosa che mi piace tantissimo, via la pellicola, e adesso è ufficialmente pronta per essere utilizzata. E noi passiamo al secondo regalo, e si tratta di queste calzine bellissime della collezione di Te Zenis dedicata a Lilli e il Vagabondo. Queste qui sono le calzine antiscivolo che io utilizzo tantissimo e stra-adoro, soprattutto quando devo camminare qui sopra e anche al piano inferiore dove c'è la cucina. Sono super imbranation e le calzine fatte così, visto che spesso sì, faccio questa cosa, vi confesso che spesso non utilizzo le ciabatte, una cosa che non va fatta, però io sono un po' così, mi piace di più, non lo so, camminare a piedi scalzi, tra virgolette, ma con le calze, quindi sì, è un gioco di parole strano. Comunque adoro gli antiscivoli, questi qui sono veramente meravigliosi, c'è scritto Christmas Gang e appunto c'è il disegno di Lilli. Molto carine, molto natalizie, ma allo stesso tempo abbinate perfettamente a tantissimi pigiami che ho, quindi continuerò ad usarle oltranza per tutto l'inverno. Proseguiamo con il terzo regalo. Ho ricevuto una cosa che volevo veramente da tantissimo tempo e non so perché non mi ero ancora decisa a comprarla, probabilmente era un segno del destino. Ho ricevuto una candela, ma in realtà è più che una candela, perché io ho intenzione di utilizzarla come candela di arredo, nel senso che è una bubble candle. Quindi si tratta di queste candele tutte fatte con queste bolle, sì, lo dice il nome stesso della candela, e ho intenzione di posizionarla proprio alle mie spalle, vicino alle altre candele, vicino alla struttura che avevate scelto voi nel video in cui avete fatto shopping per me per quanto riguarda le cose di casa. Quindi verrà posizionata direttamente alle mie spalle e non penso che l'accenderò, perché in realtà anch'io la cercavo proprio come candela d'arredo. Oltretutto questa qui è fatta a mano, c'è proprio scritto homemade, il brand si chiama Nana Candle e mi sembra fatta veramente benissimo. Ho anche scoperto che è tutta completamente in cera di soia, e questa qui veramente non vedevo l'ora di andare a posizionarla, anche perché sto facendo un po' di modifiche qui in mansarda, quindi poi appunto in un vlog o anche su Instagram, se non riesco ad aspettare, mi viene voglia di aggiornarvi prima, vi farò vedere tutte le modifiche che sto apportando. Comunque anche questo regalo super top. E altro regalo fantastico, ho ricevuto un altro Lego da costruire, di questi qui della linea Architecture. Sapete che a me i Lego piacciono tantissimo, forse non ho mai avuto occasione di parlarvene nei vlog, ma nelle storie sicuramente li avete visti. Ho già il Lego bonsai che adoro, e anche quello vedrete prestissimo dove l'ho collocato, e adesso ne ho un altro da costruire. Questo qui è il Lego della Statua della Libertà, adoro i Lego da quando ero piccola, non sono bravissima a costruirli, nel senso, secondo me sono un pochino lenta, perché sto lì, ci ripenso, sbaglio, però mi diverte molto, mi rilassa un sacco. So che, diciamo che non mette d'accordo i gusti di tutti, perché magari c'è chi tende ad innervosirsi quando vede che non riesce, invece nel mio caso mi sembra più una challenge, una sfida, e quindi mi gaso e continuo, però devo dirvi che sono un po' lenta. Poi fatemi sapere se magari non tutto, ma una parte vogliamo assemblarlo insieme in un vlog, perché secondo me è veramente bellissimo, e in generale devo dire che queste linee Lego sono bellissime, non solo per il fatto che appunto bisogna assemblarli, ma proprio perché
diventano dei pezzi di arredo fantastici. Tra l'altro anche in questo caso voglio solo sottolineare che sono stata bravissima perché non l'ho ancora montato, in realtà è semplicemente perché non avrei avuto il tempo, sennò probabilmente non sarei stata così brava, ma in ogni caso almeno sono riuscita a farvelo vedere integro, indipendentemente dal motivo. Altro regalo che posso farvi vedere integro, anche se ve l'ho già super spoilerato su TikTok, è questa agenda. Questa qui è l'agenda, aspettate perché sto facendo danni, si crea sempre il disagio qui davanti a me quando registro questi video, ma non pensiamoci, questa qui è l'agenda Coconut, dovrebbe essere, però se l'ho pronunciata in modo non adeguato fatemelo sapere nei commenti, e in teoria ho scoperto che è anche l'agenda più virale di TikTok. In generale, indipendentemente da TikTok, questo qui secondo me è un super planner, è veramente sicuramente un po' ingombrante come mi avete detto voi, ma allo stesso tempo è fatta benissimo. L'avevamo sfogliata un po' insieme, questa qui va da agosto 2021 a dicembre 2022, quindi nel mio caso salterò direttamente a questa parte e poi appunto da lunedì inizierò a compilarla. Devo dire, spero che si stia vedendo qualcosa, ma è veramente spaziosissima, cioè è perfetta per quelle che sono le mie esigenze e nonostante sia ingombrante sicuramente è un problema che nel mio caso difficilmente riscontrerò perché non porto mai con me l'agenda, nel senso che ho imparato sì a scrivermi tutto perché a me piace scrivere e mi piace comunque avere tutto nero su bianco, ma allo stesso tempo ultimamente sto trasferendo l'agenda direttamente sull'iPhone, quindi quando sono in giro faccio riferimento solo al calendario, insomma a Google Calendar che ho sull'iPhone, e quando sono a casa invece ho la mia agenda cartacea e fisica, che è la cosa che preferisco. Quindi il fatto che sia ingombrante e pesante ve lo straconfermo perché è vero, è molto pesante e è anche molto grande, ma penso che si stia vedendo, però per quelle che sono le mie esigenze è veramente qualcosa di fantastico, ha tantissimo spazio, oltretutto anche una parte dedicata agli adesivi che spero che si stia vedendo, sapete che anche queste cosine, cioè anche l'occhio secondo me vuole la sua parte e poi mi diverto sempre ad attaccare gli adesivi, insomma, per mantenere viva la parte bambina che c'è in me, e qui appunto ci sono tantissimi adesivi, tanto poi avremo modo di compilarla insieme sia nei vlog che nelle routine, veramente un regalo pazzesco, poi il colore è qualcosa di meraviglioso, la amo. Invece passando a qualcosa che ho già utilizzato, ho ricevuto questo organizer, questo contenitore dedicato a Animal Crossing. Questo qui è della marca Tombert, spero di averla pronunciata correttamente, ed è assolutamente un portacarte, quindi un raccoglitore che ho aperto come sempre al contrario, in cui finalmente posso andare a disporre tutte le mie carte Amiibo. Ce ne sono veramente ancora non tantissime, ma un po' ne ho messe insieme anche rispetto forse all'ultima volta che ve l'avevo mostrato in un video. Non ho ricevuto carte per Natale, cioè quelle che vedete all'interno sono tutte carte che ho acquistato io, quindi dedicate sempre a Animal Crossing per utilizzarle soprattutto più che sulla mia isola con il DLC Happy Home Paradise. Però appunto per Natale ho ricevuto questo contenitore bellissimo che è fatto anche molto bene perché è totalmente ad anelli e quindi si possono tranquillamente andare ad aggiungere altre sezioni, anche se credo che le veline già presenti, insomma questi raccoglitori di carte, possano assolutamente bastare per ora, perché sono veramente tanti, in più le sto disponendo anche in ordine di serie e per esempio la serie 1 se non sbaglio e la serie 2 ormai sono un po' difficili da reperire, quindi penso che questo spazio sia sufficiente, sono contentissima anche di questo regalo, poi è veramente super super carino, sopra ci sono tutti i disegnini che rimandano ad Animal Crossing e anche il colore è meraviglioso, bianco con tutti i disegni e i bordi in color Tiffany. E rimanendo in tema di Animal Crossing e anche di cose che ho già utilizzato, anche questa l'avevate vista sicuramente su Instagram, ho ricevuto la nuova Switch OLED che è pazzesca, questa ormai è la scatola assolutamente vuota e questa
È la Switch che ho bellamente staccato, spero di riuscire a riattaccare tutto, anche se avevo fatto un po' di danni con i fili, insomma, l'ho attaccata al televisore, ma è qualcosa di pazzesco, a parte che ha lo schermo molto più grande rispetto alla precedente. Poi vabbè, il fatto che sia totalmente bianca la rende ancora più bella ai miei occhi, perché sapete quanto ami il bianco, e questa qui è carinissima anche per il fatto che eventualmente si può usare anche con questo appoggio e diventa un vero e proprio tablet. La qualità dell'immagine, non so neanche a dirvelo, è pazzesca, e anche la batteria dura molto di più della precedente. Diciamo che la mia l'ho utilizzata talmente tanto che probabilmente avevo anche messo la batteria a dura prova, e quindi quando ho visto quanto dura questa non ci volevo credere, però è veramente pazzesca. Ci sono stati attimi di terrore tra virgolette quando ho cercato di trasferire tutta la mia isola, perché bisogna scaricare un'app, è una cosa un pochino tra virgolette delicata, soprattutto con il fatto che ci gioco da quasi 2 anni. Se avessi perso tutti i progressi che avevo fatto sulla console precedente sarebbe stato un po' un peccato, però alla fine incredibilmente ce l'ho fatta, non ho perso assolutamente i dati. Sì, perché poi se sbagliate qualcosa tipo vi si cancella anche nella console di partenza, e se non vengono trasferiti tutti i dati non li avete più da nessuna parte, né su quella precedente né su questa, quindi ero un pochino preoccupata. Però sono riuscita a fare tutto, sto usando già anche Mario Party, di quello ho ricominciato, insomma ho ricominciato dall'inizio, però appunto lo sapete anche dalle storie, è uno di quei regali che non sono riuscita ad aspettare e ho iniziato ad utilizzare subito, e anche in questo caso lo amo. Proseguiamo con un altro regalo che di nuovo non sono riuscita ad aspettare e ho iniziato ad utilizzare subito, e si tratta del cinturino per l'Apple Watch di Hermès. Questo qui è il cinturino FOB Barenia Single Tour Apple Watch Hermès da 40 mm, non lo so, in realtà non voglio dirvi una cosa per l'altra, lo sto già usando, però volevo mostrarvi quanto è bella la confezione, cioè è veramente qualcosa di meraviglioso. Appunto il cinturino si trovava qui ed è tutta in velluto, è morbidissima, elegantissima, adoro e stra-adoro anche il cinturino in sé, che ho già appunto utilizzato e già messo sull'Apple Watch. Sapete che era da un po' di tempo che non lo utilizzavo più, semplicemente perché avendo smesso di andare a fare sport all'aperto, soprattutto nell'ultimo anno, non l'avevo più di tanto considerato e utilizzato, ma adesso che ho questo cinturino, che poi è proprio un colore pazzesco, cioè sta bene veramente con tutti i miei outfit e in generale con tutte le cose che compro e indosso abitualmente, cioè con questo cinturino pazzesco. Assolutamente ho ricominciato ad utilizzarlo, sta molto bene anche vicino ai braccialetti e poi è effettivamente molto comodo, soprattutto quando sono in giro, perché lo sapete che lascio sempre il cellulare silenzioso, non so, a me danno proprio fastidio le suonerie e quindi nella maggior parte dei casi non lo sento suonare, ma con l'Apple Watch, vabbè, che fa anche mille altre cose, io l'ho sempre usato appunto quando andavo a camminare, quando andavo a fare sport all'aperto. Diciamo che magari per fare sport rimetterò l'altro cinturino, quello di gomma, però in generale trovo che così diventi molto molto elegante ed è veramente super rifinito nei minimi dettagli, c'è la scritta Hermès qui sulla chiusura, la dimensione anche è regolabile perché ci sono veramente varie misure, c'è di nuovo la scritta Hermès, non lo so, trovo che sia utile e allo stesso tempo più elegante che l'altra versione che avevo, mi piace un sacco. Ci dovremmo quasi essere. Adesso viene la cosa difficile, perché devo alzare questa scatola immensa di quest'altro regalo bellissimo senza fare danni. Ho ricevuto, ecco che ho fatto un danno all'interno, mi sa, ma non pensiamoci, la scatola in realtà è vuota perché altrimenti non riuscirei a sollevarla con tutta questa nonchalance. Comunque ho ricevuto il ferro da stiro verticale, quindi a vapore verticale, simile a quello che avevo già, ma in realtà questo ha proprio tutta la caldaia e all'interno, spero che si veda, ha anche proprio la gruccia, quindi l'appendino per riuscire a stirare più agevolmente. È fatto veramente molto bene, aspettate che
riposo tutto, si chiama Steam Jet Pro. Qui ci sono i vari accessori, poi magari ve lo faccio vedere meglio in un vlog, perché è tanto ingombrante da tenere qui in postazione. In più ho anche paura con la mia imbranataggine, soprattutto col fatto che sono super maldestra, ho paura di colpire gli altri regali. Comunque, appunto, ci sono diversi accessori e c'era anche questo guanto in dotazione, che è una cosa molto carina, è un guanto appunto di protezione termica. Vi sollevo solo il ferro da stiro molto molto alla veloce, vedete che appunto c'è tutto il serbatoio dell'acqua, questa è la parte in cui probabilmente va inserito, sì, ma non mi metterei a farlo adesso, poi tanto appunto vedremo tutto insieme magari in un vlog. Ed è un super super regalo, io devo dire che da quando ho scoperto il ferro da stiro verticale me ne sono completamente innamorata. L'unica cosa un po' scomoda di quello precedente che avevo io è proprio il fatto che, non avendo la gruccia, ogni volta dovevo fare un po' le comiche per riuscire a stirare soprattutto certi indumenti. Invece con questo, problema risolto, non vedevo l'ora di farvelo vedere per poi iniziare ad usarlo. E siamo arrivati al penultimo autoregalo, in questo caso l'avete già visto sia su Instagram che su TikTok, perché oltretutto l'ho ricevuto proprio il giorno prima di Natale, se non sbaglio, quindi no, 2 giorni prima di Natale, prima proprio della partenza, anche perché è un regalo perfetto per la montagna, nel senso che ho ricevuto i Moon Boot in collaborazione con il brand Chloé. E questi appunto li ho già utilizzati, li avete visti, li ho messi praticamente tutti i giorni che sono stata in Trentino, e anche una volta rientrata, nonostante si fosse sciolta la neve, ho continuato ad utilizzarli perché sono veramente comodissimi, sono bellissimi, sono super caldi e soprattutto, cioè, i colori sono pazzeschi, si abbinano perfettamente a tutti i miei outfit. Poi vabbè, io con i Moon Boot mi trovo sempre benissimo, sono secondo me super top per andare sulla neve, e so che anche su TikTok mi avete confermato in tantissimi che li avete, li utilizzate un sacco. E questo modello è ancora più bello perché mi piace proprio tanto anche esteticamente, è fatto tutto in similana, poi mi piacciono un sacco anche i lacci che sono di questo verde mixato con il beige, con il marrone, non lo so, li trovo veramente pazzeschi, oltre a essere comodissimi, e li ho stra usati e stra adorati. Vedete che c'è la scritta Moon Boot e sul retro la scritta Chloé. Questa collaborazione mi è piaciuta un sacco, sono andata a vedere anche tutti gli altri modelli disponibili, ma devo dire che questo è il mio preferito in assoluto. E purtroppo siamo arrivati all'ultimo regalo di oggi. In realtà io sono qui seduta da quasi 2 ore, ma spero che voi non lo saprete, cioè ve lo dirò e ve lo sto dicendo, ma vi prometto che cercherò di tagliare il più possibile. Comunque, per quanto riguarda quest'ultimo regalo, in realtà ho aspettato ad utilizzarlo, però ovviamente come per tutto il resto l'ho già spacchettato ed era contenuto all'interno di questa scatola. Appunto, è un regalo di Bottega Veneta e nello specifico si tratta di queste ciabattine, che sono qualcosa di meraviglioso. A parte che il colore è pazzesco, sapete che da un po' di tempo a questa parte ho un sacco rivalutato il verde e ho comprato tantissime cose verdi, ma in generale queste ciabattine sono qualcosa di fantastico, sicuramente per la primavera estate, perché sono proprio ciabattine morbide in gomma, sembrano anche molto comode perché all'interno sono tipo preformate, non so bene come dire, ma sono veramente qualcosa di pazzesco. Mi piace anche questa lavorazione che ricorda un pochino anche la lavorazione dei sandali col tacco che ho di Bottega Veneta, e adoro e stra-adoro il colore, non vedo l'ora che faccia caldo per iniziare ad utilizzarle. Stavo ricontrollando, ma sì, abbiamo finito, questo era l'ultimo regalo di questo Natale 2021. La batteria della videocamera mi sta di nuovo abbandonando, c'ha anche ragione perché veramente sono qui da più di 2 ore, quindi non ce la può più fare, è la seconda volta che la cambio, ma non arriveremo a quel momento, anche perché è vero che è il primo video, è vero che posso usare questa cosa come scusa, ma direi che ho ampiamente parlato. Adesso quindi è il mio momento di smettere di parlare, però è assolutamente il vostro momento di sbizzarrirvi nei commenti qui sotto, e soprattutto, se vi va, fatemi assolutamente sapere cosa avete ricevuto voi a Natale, e magari se ci sono dei prodotti in comune o altre cosine che avevate già, fatemi sapere come vi trovate, perché di solito grazie ai vostri consigli riesco ad utilizzare le cose nel modo ottimale. Niente, io sono un po' tipo emozionata e dispiaciuta di dover chiudere il video, ma tanto abbiamo di fronte a noi
un anno intero di video, quindi non pensiamoci ora e cerco di fare questa corsa contro il tempo e battere la videocamera prima che decida di abbandonarmi. Quindi sì, smetto ufficialmente di parlare, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!